come dicevamo, queste sono appunto delle curve molto importanti, molto utilizzate, cosiddette curve caratteristiche dei compressori centrifughi, e qui è stata riportata schematicamente a titolo d'esempio. Questa per esempio è una pagina di un catalogo, quindi insomma chiaramente rappresentativa solo di un piccolissimo esempio, insomma, di un certo modello di compressore, però è chiaramente significativa perché è reale, insomma, è quello che effettivamente appunto si ritrova, come vi dicevo, nei cataloghi. Un po' di cose interessanti che possiamo notare: quindi questo è lo stesso compressore e, come vi dicevo, abbiamo una famiglia di curve caratteristiche al variare della velocità di rotazione del compressore. Se è azionato da un motore a velocità variabile, appunto presenterà n curve caratteristiche per ogni valore della velocità. Come vedete, le curve crescono al crescere della velocità, come c'era da aspettarsi, in questa maniera. Cosa interessante, prima di tutto non meravigliate di questa strana unità di misura che trovate allora del vecchio sistema tecnico, dove i metri sì, sono i metri, sono quelli, però voglio dire, non è perché è una lunghezza che stiamo misurando, è il risultato, perché appunto anziché kilo joule a kilo venivano espressi in quelli che si chiamavano kilopond per metro su kilopond, e quindi il risultato sono i metri che trovate lì. Questa soprattutto per i liquidi, quindi per le pompe, lo vedremo, è ancora oggi utilizzata perché è comodo, insomma, perché ripeto, per i liquidi c'è la pompa per esempio deve essere inserita in un impianto di sollevamento acqua, è immediato che uno dice la devo sollevare di 10 metri, ho bisogno di una prevalenza di 10 metri più le perdite, eccetera. E quindi ancora oggi, devo dire, nonostante praticamente noi siamo i primi a non usare più il sistema tecnico, a esortare ad operare il sistema internazionale, io ho anche qualche difficoltà, insomma, con queste vecchie unità di misura, però nel caso della pompa e della prevalenza l'utilizzo dei metri ancora oggi è l'unica eccezione per la quale trova qualcosa di interessante. Altre cose interessanti, dove possiamo vedere, queste sono le curve di ISO-livello per quanto riguarda il rendimento. Come potete vedere, troviamo dal punto di vista pratico, cioè ripeto, questa è la pagina di un catalogo di un costruttore, troviamo conferma di cose che abbiamo detto a livello teorico numerose volte, cioè che quando diciamo che il rendimento di una macchina del genere è pari a un certo valore, circa 0,8 per questo compressore qui riportato, come potete vedere circa 0,8, chiaramente ci riferiamo alle condizioni nominali, alle condizioni di progetto. Per questa macchina, chiaramente, per questo esempio, è solo un esempio fra un milione che se ne potrebbero fare, però è realistico perché è di una macchina vera, non è una curva così disegnata semplicemente per fare un esempio tipo questa vedete, senza unità di misura eccetera, questa ce l'abbiamo fatta con la matita e cioè senza nessun riscontro. Queste invece sono curve che si ottengono appunto sperimentalmente su una macchina reale, chiaramente. Quindi hanno il pregio di essere reali, ma hanno chiaramente il difetto di che sono valide solo per questo compressore. Cambiate compressore, troverete, come giusto che sia, come è normale che sia, troverete valori completamente diversi. Ciò detto, quindi dicevo, riferendosi a questa macchina, vedete, significa
che in questa zona, quindi è chiaro che al variare della velocità avremo appunto, diciamo, su ogni curva, quindi fissata una velocità, vedete, abbiamo questa zona che individua evidentemente le condizioni di progetto per questo compressore. Chiaramente queste si sentono la variazione di velocità e vedete più o meno con una certa regolarità possiamo dire che le condizioni di progetto grosso modo si trovano sempre verso la metà di questa curva caratteristica e ce lo testimonia appunto il valore più elevato del rendimento. Vedete, io questo fissata una velocità, questo compressore anziché fargli elaborare questa portata posso anche chiedere di elaborarne una abbastanza più piccola, una con una riduzione di circa il 50% della portata, però vedete devo sopportare una riduzione del rendimento, riduzione che chiaramente diventa molto più evidente se addirittura forziamo verso le portate più elevate. Vediamo che perdo circa 10 punti di percentuali di rendimento, quindi comunque diciamo a parti numeretti l'indicazione è proprio quella che abbiamo detto più volte, come allontanandoci dalle condizioni di progetto insomma, il rendimento sia in un senso sia in un altro vada a peggiorare. Ok, ci ho detto un altro passo avanti importante, visto che abbiamo questa figura sembra doveroso, che cosa significa questo tratto punta, questa linea tratto punta, e come vedete ci manca un pezzo, mi sarei aspettato che qualcuno mi chiedesse che è successo rispetto alla curva. Praticamente tutte quelle curve, quella famiglia che abbiamo visto e che adesso andiamo a rivedere, è quella linea tratto punta, praticamente passa per questo punto di massima e quello che manca è il ramo ascendente, il ramo crescente della curva della prevalenza. C'è un motivo che vedremo, non so, stamattina non credo, la prossima volta, subito, insomma, una delle prime cose che andremo a vedere, c'è un motivo che appartiene alla categoria di quelli che chiameremo problemi di esercizio, nel senso che accanto ai problemi di progetto, che appunto, scusate il gioco di parole, il progettista si propone di risolvere quando fa i calcoli e disegna le pale dello statore, le pale del rotore, la chiocciola e tutto il resto per la realizzazione del compressore, e diciamo li risolve. Dopodiché, come dicevo, il progettista del compressore non può sapere quel compressore che ha questa curva caratteristica in quale impianto andrà a essere montato quel compressore, e questa è una cosa importante che dobbiamo tenere presente, ci torneremo chiaramente con calma sopra, nel senso che al di là dei, chiaramente quello che vi dicevo prima, dei due valori, la coppia di valori che dobbiamo capire appunto se soddisfano le nostre esigenze, bisognerà vedere come, si dice così, si accoppia la macchina con il circuito, perché appunto a seconda delle caratteristiche del circuito in cui si va a inserire una certa macchina, può capitare che al di là del soddisfacimento delle esigenze, può capitare che nascano problemi appunto di funzionamento, di esercizio, quindi non problemi legati al progetto della macchina, perché significa che quel compressore in quell'impianto dà vita a certi problemi. Questo vale per i compressori, vale per le pompe, e diciamo sono almeno due questi problemi
possibili problemi di esercizio. Ne parleremo, insomma, soprattutto questo dei compressori, ne parleremo un po' la prossima volta. E diciamo il motivo appunto che, per il quale diciamo, il compressore è bene che il punto di funzionamento, se io devo appunto, come abbiamo detto, come faccio a capire se questo compressore va bene? Perché io ho un punto per una certa portata, ho più punti evidentemente se penso di regolare la portata, che rappresentano le mie esigenze. Quindi facciamo finta che per una portata fissata, per semplificare, per, giusto per fissare le idee, supponiamo che io ho fatto quei calcoli di cui abbiamo parlato all'inizio e come utente ho bisogno di questa portata di 10.000 metri cubi all'ora e quell'energia, diciamo 4.000 metri espressi in quella unità di misura, quindi questa è la mia richiesta, appunto io devo scegliere un compressore oppure questo compressore ad una certa velocità tale che appunto la sua caratteristica incontri il punto relativo alla richiesta dell'impianto appunto dell'utente e quindi sia questo. Se viceversa, se io avessi avuto appunto come mia richiesta un punto dove la portata era 5.000 e per esempio sempre 4.000 metri, immaginiamo che questa curva faccia così, questo è il tratto che ci manca, sia questo, ok? D'accordo? Mi seguite? Teoricamente io avrei potuto anche scegliere appunto questo compressore con questa velocità di rotazione perché diciamo, la sua curva caratteristica passava da qua. Però come ripeto vedremo in seguito, se il punto di intersezione fra la caratteristica interna del compressore e la caratteristica del mio impianto, cioè la mia richiesta, data da questa coppia 4.000-5.000, ok, cade sul ramo crescente, potrebbe, e sottolineo il condizionale, sul ramo crescente potrebbe dare luogo ad un problema di esercizio che va evitato perché qualora si verificasse potrebbe compromettere l'integrità fisica dell'impianto, ma soprattutto del compressore. Allora, per non indurre in eventuali errori, vale, diciamo, la prassi è che il costruttore, ecco, proprio come sta fatto qua, non ve la presenta proprio il ramo crescente della curva caratteristica, vi dà soltanto che così voi vedete appunto in pratica, quindi il risultato è che se io avessi la mia esigenza fosse caratterizzata dalla coppia di valori 5.000 metri cubi ora 4.000 metri, visto così significa appunto che questo compressore non va bene, devo voltare la pagina del catalogo e trovare una pagina nella quale appunto una curva di questo tipo passa per il mio punto. Quindi in questo modo sono sicuro che non avrò problemi di esercizio. Ecco perché il costruttore taglia completamente quel, proprio per evitare qualunque disattenzione da parte di chi dovesse andare a scegliere la macchina. Ok? Quali? E questo problema non è una cosa tanto, però diciamo preferisco andare un po' avanti su questa strada, ne parliamo prossimamente. Il concetto appunto è che è un problema di esercizio che quando delle portate appunto si abbassano e ci troviamo su un ramo crescente potrebbe portare potrebbe, non è detto che succeda, ma potrebbe verificarsi un inconveniente che potrebbe poi portare a danni alla struttura della macchina e dell'impianto.
Ok. Ciò detto, diciamo qualche altro passo avanti, come vi dicevo, qui appunto a titolo di esempio troviamo rappresentate questa rappresentazione, quindi quelle curve caratteristiche di cui abbiamo parlato, che sono state ottenute in base al ragionamento che abbiamo appena che abbiamo fatto poco prima della pausa. Qui troviamo un esempio, diciamo che in questa forma, cioè come vi dicevo, portando il lavoro, a parte l'unità di misura, insomma, ma che riporta il lavoro scambiato in funzione della portata, diciamo sono un po' più rare queste rappresentazioni, meno frequenti e soprattutto, come vi dicevo, meno utili, perché appunto nel momento in cui io ho bisogno di un compressore da inserire in un impianto, io mi faccio un'idea di quale deve essere l'incremento di pressione che il compressore mi deve dare, quindi un certo delta P, o meglio ancora, poi questo lo traduco nel rapporto tra la pressione di mandata e la pressione di aspirazione, quello che è il rapporto di compressione beta, oppure direttamente, insomma, semplicemente il valore della pressione di mandata. Quindi chiaramente, come dicevo, la volta che io ho una curva ottenuta con il ragionamento che abbiamo fatto prima e che mi dà appunto questo tipo di rappresentazione del lavoro scambiato in funzione della portata, noto il tipo di fluido, diciamo, non ho difficoltà ad avere una rappresentazione in funzione di beta o in funzione di P/2, appunto perché vi ricordo che il lavoro sarà M su M meno 1 R con 1 Z fattore di comprimibilità per appunto beta elevato a M meno 1 su M meno 1, e voi M chi me lo dà, di solito il costruttore vi dà il rendimento politropico della macchina. E vi ricordo che c'è quella famosa relazione tra il rendimento politropico e appunto questi qualcosa di questo genere. Quindi chiaramente dipende dal tipo di fluido, o K o il rendimento che mi fornisce il costruttore, posso ricavarmi M, o semplicemente sostituire qua dentro, a posto di queste espressioni posso far comparire K e il rendimento. Le facemmo a suo tempo questi piccoli passaggetti, li facemmo. Ok, la cosa importante però da segnalare è che appunto, vedete, in questo tipo di rappresentazione io non ho bisogno di precisare altro, nel senso che, come vedete, questo lavoro scambiato, trasferito su questa macchina, questo compressore, è in grado di darmi tanti, io li chiamo ancora kilojoule, insomma, preferisco chiamarli così, kilojoule, convertendo questo in unità del sistema internazionale, tanti kilojoule per ad ogni chilogrammo di fluido. Questo compressore è in grado, quando funziona per esempio in questo punto di funzionamento, è in grado di dare questi kilojoule ad ogni chilogrammo di fluido, e se cambio fluido lo stesso gli darà sempre questi stessi kilojoule, perché in questa espressione non c'è nulla che è legato al tipo di fluido, insomma, sono soltanto caratteristiche geometriche e funzionali della macchina, ok? Cioè quella girante è in grado di trasferire, questo è proprio il tipico dell'equazione di Eulero, ve la ricordate? L'equazione di Eulero l'abbiamo scritta tante volte. Cioè, se non se ne importa niente del tipo di fluido, il lavoro che trasferisce a qualunque sia il gas, ma addirittura anche se fosse un liquido,
sono compressori, quindi i liquidi non sono previsti. Però teoricamente l'espressione di l'equazione di Eulero non distingue neanche fra un gas e un liquido. È chiaro che quella stessa quantità di lavoro, se io la trasferisco per esempio a un gas o a un liquido, fa una bella differenza sulla pressione che poi raggiunge, cioè se io gli stessi kilojoule li trasferisco a un chilo di gas, ne incremento la pressione di una certa quantità, se li trasferisco a un chilo d'acqua, chiaramente incremento la pressione di una quantità decisamente diversa. Ok, questo è il significato. Ed è appunto quello che volevo dire, appunto, come si vede da questa espressione. Quindi, se io ho fissato L perché me lo dà quel compressore, mi dà sempre questo L, è chiaro che se io poi voglio rappresentarlo in funzione, invece di riportare sulle ordinate anziché L voglio riportare beta, e a quel punto vedete devo specificare di che tipo di fluido sto parlando. Ecco qua, c'ho R tanto per cominciare, e poi siccome a differenza dei liquidi stiamo parlando di un gas, devo anche specificare le condizioni iniziali, quindi la temperatura di ingresso, perché è diverso se questo gas entra nel compressore a temperatura ambiente oppure se è stato già preriscaldato a 100, 200, 300 gradi. Sì, gli trasferisco sempre la stessa energia, però la pressione che andrà ad acquistare in uscita chiaramente sarà diversa rispetto al caso in cui magari quel gas entrava alla temperatura dell'ambiente. E quindi diciamo, questo diagramma chiaramente è più pratico avere sulle ordinate beta o direttamente P con 2, però diciamo questo diagramma perde generalità nel caso, cioè di volta in volta quando voi andrete a sfogliare appunto la pagina di un catalogo, qui il costruttore non vi deve precisare nient'altro, dice io ho costruito questo compressore il quale è in grado di fare questo. Punto. Qualunque sia il gas che voi adoperate e in qualunque condizioni lo fate entrare, a qualunque pressione, a qualunque temperatura lo fate entrare, il compressore vi darà queste prestazioni. Okay? Viceversa, se volete per esempio l'indicazione che più vi può interessare, insomma, cioè una pressione di mandata, come dicevo, P con 2, ok, allora assolutamente non è una pignoleria, è una necessità. Il costruttore nella pagina del catalogo vi deve scrivere chiaramente che tutto questo è valido avendo precisato qual è il fluido che stiamo adoperando, ok? Perché cambia il K che sta nell'espressione di M, il peso molecolare che influenza R, quella costante sarà quella universale diviso il peso molecolare, come ben sapete. Chiaramente la temperatura di aspirazione che abbiamo visto compare qua dentro, e se basterebbe questo se mettessimo sulle ordinate beta, se addirittura mettiamo P con 2, e chiaramente allora dobbiamo conoscere pure P con 1 in partenza, ok? E tant'è che, guardate, appunto qui sembra che questo compressore sia in grado di portare 2600 metri cubi ora di aria, ma di metano, scusatemi, di gas naturale, di portarlo alla pressione di 200 bar. Non c'è, aspetta, questo è un compressore che prende questo gas a 200 bar, come fa? Perché uno, diciamo, è naturalmente portato a pensare che questo gas sta entrando alla pressione atmosferica nel compressore e esce a 200 bar, quindi c'è, aspetta, un compressore che ha un rapporto di compressione 200, insomma, in realtà ha un rapporto di compressione consono a quello che è meno di 4, perché appunto andate a leggere e vedete che era entrato già a 55 bar, quindi sì, lo rilascia a 200 bar, ha fatto un rapporto di compressione inferiore a 4. Okay? Tutto questo per dire che è fondamentale, non è appunto un dettaglio.
è fondamentale. Se io passo dalla rappresentazione L in funzione di Q a una rappresentazione beta o addirittura P con 2 in funzione di Q, è fondamentale precisare tutto questo, altrimenti non lo posso utilizzare. Se non so tutte queste cose, non me ne faccio niente di queste curve, perché non so in che condizioni sono valide. Chiaro? Piuttosto importante questo. E vabbè, qui troviamo anche le potenze assorbite. A proposito della potenza, volevo chiamare la vostra attenzione su questa cosa importante, nel senso che se appunto, come abbiamo detto anche ieri, una volta che supponiamo di avere scelto il compressore giusto, significa dire, come abbiamo detto prima, che abbiamo trovato che una di queste curve interseca il mio punto dell'effetto utile, come l'abbiamo chiamato, le esigenze del mio impianto. Facciamo finta che questa curva, appunto, passando per questa portata e questo valore del lavoro trasferito, soddisfi le mie. Quindi più o meno ho esaurito il compito. L'altro passo, appunto, importante da fare sempre, oltre a verificare che non ci siano quei problemi di esercizio che abbiamo detto, ne parleremo un po' più in là, cioè, l'altro passo sicuramente è rispondere alla domanda: sì, ma quanto consumo quando metto in funzione questa macchina? Questa è una richiesta che, qualora voi faceste un lavoro del genere, vi verrà sempre fatta. Cioè, dice, ok, hai scelto il compressore che va bene per il mio impianto, però voglio sapere quanto mi costa tenerlo in funzione per un'ora o per n ore, ok? Quindi chiaramente la cosa importante da fare è ricavare la potenza assorbita e poi moltiplicare per la durata del funzionamento e quindi l'energia consumata in quell'intervallo di tempo. Per calcolare la potenza però dovete tenere presente, appunto, che la potenza assorbita non è che io la ottengo facendo il prodotto. Se ho queste curve a disposizione, non è che posso fare il prodotto ascisse per ordinate e per la densità del fluido, perché questa è una portata volumetrica. Quindi sapete, la potenza, l'abbiamo scritta ieri, insomma, sarà il prodotto della portata ma, quindi Q per ρ per il lavoro, d'accordo? Ma questo lavoro non è il carico politropico, è tutto il lavoro trasferito. D'accordo? Quindi, come già ieri avevo accennato, in pratica, riferendoci a queste, sono appunto le curve reali, queste sono quelle così abbozzate con a livello schematico, però, come vi avevo già accennato, noi avremo bisogno di questa curva, sono i valori che leggiamo sulle ordinate relativi a questa curva che dovremo andare a moltiplicare per le portate, in ascissa, e per la densità, per avere la potenza assorbita. E come vi dicevo, vi avevo anticipato, perché voi non troverete mai, nessun costruttore vi dà una curva di questo genere, vi dà direttamente questa, quella appunto che vi serve, perché se vi dà questa non è che vi fa un grosso favore, perché sì, d'accordo, siete in grado di stimare la potenza assorbita, ma non siete in grado di dire se quel compressore fa il caso vostro o no, perché voi, come abbiamo detto più volte, per fare il servizio al quale è destinato il compressore dovete attingere alla prevalenza, al carico politropico e non a questa. E quindi, come dicevo, è chiaro che il costruttore vi fornisce quelle che abbiamo chiamato curve caratteristiche reali o interne del compressore, che sono di questo tipo qua. E quindi, una volta fatto questo, o vi fate voi dei calcoli, ma è impossibile perché appunto non sapete come è stato costruito la macchina, solo il costruttore ve lo può dire, e quindi in pratica appunto il costruttore normalmente vi dà queste, o una tabellina o questi grafici,
e per il quale appunto voi dovete quindi per rispondere alla domanda quant'è la potenza assorbita, ok, fate il prodotto a scisse per ordinate per la densità, ma dovete quando partite da curve di questo genere poi assolutamente ricordarvi di dividere per, se qui ci mettiamo appunto a capodulo, dovete dividere per il rendimento del compressore. Ok? D'accordo? Va bene, possiamo adoperare i minuti che ci restano per un po' di contesto delle vostre. E poi quindi la prossima volta vediamo il compressore inserito nell'impianto, appunto l'intersezione tra la caratteristica interna del compressore e quella dell'impianto e quindi il punto reale di funzionamento, i problemi di esercizio e quindi diciamo potremo in quel modo ritenere completato questo discorso sul compressore. Sul compressore centrifugo. Adesso vorrei utilizzare questi minuti per vedere un po' meglio questo discorso che avevamo iniziato qui, appunto la differenza tra lavoro trasferito e competenza, insomma, sottolineare appunto la differenza tra lavoro complessivamente trasferito e quella che abbiamo chiamato prevalenza, e quindi questa rappresentazione fatta in questo modo e come fissata una certa portata, quindi fotografare il tutto, perché non sarebbe possibile fare diversamente, fotografato il tutto per un certo valore di questa portata, per esempio supponiamo questo punto più segnato, e questa cosa come la possiamo rappresentare per esempio su quei piani termodinamici che ci sono familiari, tipo il piano TS. Ci vuole a riaccendere. Abbiamo trovato un risultato di questo tipo, cioè che per il compressore abbiamo detto compare di volta all'indietro fissato a N, per un certo valore della portata. Quindi questo che avevamo scritto qua, la portata, quindi chiaramente ho fotografato questo diagramma, quindi in un punto specifico, per esempio questo punto Q in corrispondenza di Q segnato, da un punto di vista termodinamico che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che abbiamo quindi questo il compressore che preleva quel fluido alla pressione tipo 1 e ce lo rilascia alla pressione tipo 2. Come ricorderete,
se la trasformazione fosse una trasformazione adiabatica e anche reversibile, questo che cosa significherebbe? Significherebbe che tutto il lavoro trasferito dal girante sarebbe incamerato dal fluido come energia di prima specie, ok? D'accordo? È come se le perdite fossero nulle, le perdite appunto rappresentate dal segmento BC fossero nulle, il lavoro rappresentato dal segmento AC andrebbe a coincidere con H polo rappresentato dal segmento ok? D'accordo? E quindi questa situazione è quella che sul piano PS è indicata dalla trasformazione 1-2 isentropico, per esempio, in questo tipo, e il lavoro trasferito, appunto, che coincide col segmento AC, sul piano TS sarebbe tutta l'area, quindi il nostro L sarebbe tutta l'area A 1', 2, isentropico B. D'accordo? Vi ricordate queste cose? Ci siamo trattenuti a lungo all'inizio delle nostre chiacchierate su questo tipo di trasformazione. E sarebbe appunto equivalente al nostro segmento AC che abbiamo visto in quell'altra rappresentazione. Okay. Se la trasformazione la consideriamo ancora adiabatica, che come sapete è quanto accade praticamente nella maggior parte dei compressori, ma chiaramente non più reversibile, ecco che significa che una aliquota del lavoro che la girante ha trasferito al fluido viene dissipata in energia di seconda specie, energia termica, e soltanto un'altra aliquota viene incamerata dal fluido in termini di energia di prima specie. Quindi questo vuol dire quello che dicevamo prima, che se io trasferisco sempre questa stessa quantità, questi joule di lavoro complessivamente al fluido, il fluido ne incamera una quantità che può portare all'effetto utile. Qual è l'effetto utile? P con 2, sfruttare soltanto una aliquota, il che vuol dire che appunto la trasformazione, sappiamo, sarà una trasformazione che si discosta dalla isentropia, sarà l'entropia crescente. L'abbiamo ribadito ieri questo concetto del significato dell'aumento dell'entropia, e quindi diciamo, ipotizzo insomma una cosa di questo genere, e dove mi fermo, diciamo, con quale sarà appunto, somministrando sempre gli stessi joule al fluido in caso in cui le perdite, le dissipazioni non sono nulle. È abbastanza semplice, perché appunto l'entalpia raggiunta dal fluido sarà sempre la stessa, sia che ci sono le perdite sia che non ci sono, perché l'entalpia non distingue fra energia di prima specie o energia di seconda specie. Io ho trasferito quella quantità, quei joule, quindi l'incremento di entalpia è pari a quello è. E quindi questo significa entalpia per un gas perfetto, come sapete, mi consente facilmente, chiaramente manteniamo l'ipotesi di gas perfetto, mi consente facilmente di creare, diciamo, un isoterma, dire che sarà anche isoentalpica, e quindi il punto di fine compressione, la pressione finale, sarà individuata dall'intersezione di questa isoterma con la curva della trasformazione, e quindi dirò che la pressione
C2' alla quale effettivamente arrivo sarà questa, che come sapete sarà minore rispetto alla P2. E diciamo il piano PS mi è utile perché appunto mi fa vedere come praticamente tutta questa area qui B1, 2 e C rappresenta proprio le perdite che su questo diagramma noi avevamo rappresentato con il segmento BC. D'accordo? E viceversa, tutta l'area A1', 2 isentropico, 1B mi rappresenta, coincide con quello che io avevo rappresentato su questo diagramma qui come prevalenza o carico politropico, appunto, che sarebbe il caso con perdite, questa uguaglianza chiaramente non è più, più valida. Questo è il lavoro trasferito, H politropico è rappresentato dal tratto AB e sarebbe, quindi coincide con quest'area qui, ok? Li trovate? E quindi diciamo è interessante questa osservazione, anche perché appunto troviamo conferma nel fatto che anche nel funzionamento con perdite, d'accordo? Nel funzionamento con perdite, il lavoro complessivamente trasferito dalla girante rimane sempre quello, ok? Rimane sempre pari al segmento AC e qui in questo caso sarebbe pari, nel funzionamento con perdite, sarebbe pari all'area di 1 secondo 2C, ok? Che è la stessa di prima, è soltanto traslata, perché il lavoro che io sto trasferendo è lo stesso. Nel primo caso era tutto incamerato dal fluido come energia di prima specie, coincidevano, ok? Quindi il carico politropico e il lavoro trasferito coincidevano. Qui invece si vede bene che io la girante mi trasferisce sempre, perché la girante quella è, me lo dice Eulero, trasferisce sempre quella stessa quantità di energia al fluido, soltanto che qui sul piano TS vedo bene, riesco a distinguere che questa volta il fluido ne ha incamerato questa quantità che abbiamo scritto qui sotto forma di energia di prima specie e quest'altra l'ha incamerata sotto forma di energia termica, ok? E quindi appunto come dice questo diagramma, diciamo io qui l'energia termica rappresentata da questo tratto che abbiamo chiamato dissipazione termica eccetera, io non la posso utilizzare per raggiungere il mio effetto utile, non mi contribuisce a raggiungere una certa pressione e infatti diciamo decurtando di questo termine dissipativo, la pressione alla quale io riesco ad arrivare avendo somministrato sempre gli stessi joule è P2', che è minore sicuramente di P2, ok? Se e chiaramente quanto più è scadente il compressore, possiamo adoperare questa cosa, più è scadente, nel senso che quanto più degrada, quell'esempio vi ricordate che abbiamo visto prima, un po' banale, diciamo, aumentano le perdite, significa che questo è rimasto uguale e questo tratto qui cresce e ottengo quest'altra curva caratteristica. Sul piano TS significa fare diciamo una trasformazione che si allontana sempre più dalla isoentropica, okay? Quindi per esempio una cosa di questo genere, e vedete io l'intersezione con la isoterma la ottengo in corrispondenza di valori della pressione sempre più bassi. Io fornisco sempre lo stesso lavoro, se è inutile adesso che mi metto a riscrivere di nuovo, però
quest'area qui praticamente continua a traslare, il che significa che io trasferisco sempre lo stesso lavoro, sempre gli stessi joule, come mi dice questa rappresentazione qua, sia in questo caso sia in quest'altro, io ho trasferito sempre gli stessi joule, però mano a mano che diminuisce la qualità della trasformazione, questo si traduce in un risultato in termini quello che io chiamo effetto utile, quello che proprio riusciamo a visualizzare, se ci metto un manometro all'uscita di quel compressore, quello mi darà una pressione di mandata sempre più bassa mano a mano che scade la qualità della trasformazione. Ok? Vi trovate? Fino al caso estremo che se questa qualità è talmente bassa, ecco, io praticamente mi troverei a fare una avanti dietro una cosa di una trasformazione di questo genere, che significa semplicemente utilizzare energia di prima specie, il lavoro, energia meccanica, energia di prima specie, per produrre calore. Cioè, farei una stufa, diciamo, ci sono le stufe che funzionano, è un po' l'esempio della stufa elettrica o del forno elettrico, che insomma io mi arrabbio quando a casa mia si scelgono queste cose, perché da buon termodinamico è proprio la negazione, insomma, cioè utilizzare energia elettrica per produrre la quale c'è voluto quello che c'è voluto, magari in un impianto che ha un rendimento del 30%, per poi sfruttare quella energia di prima specie per produrre calore, energia termica, insomma. È quello che appunto viene simboleggiato, cioè se io utilizzo l'energia di prima specie per produrre esclusivamente energia termica, non ho nessun vantaggio, nessun effetto utile, la pressione non cambia più. Come entra la pressione a cui entra il gas, a quella pressione esce, quindi non ho ottenuto nessun effetto utile, ho ottenuto solo questo riscaldamento. Okay. Va bene, dubbi, osservazioni, perplessità? Allora, non conviene andare avanti, mancano pochi minuti così. Una volta tanto non faccio arrivare il professor Giacchini mentre raccolgo le mie cose. Però se avete qualche cosa volentieri ne parliamo, perché appunto come sì, sapete, sì. Come era scritto lì AC e AD sulla stessa area, no? Sul grafico. Non ho capito, qua? E qua? No. A C e a B come aree, come l'ha scritto, non sono uguali. No. A C sarebbe l'area della corrispondente allo scambio di lavoro in una trasformazione reversibile, e quindi se A 1', 2 centropico, B. Ok. Se ci sono le perdite, il lavoro scambiato diventa D 1 secondo. 2C, e di questo l'aliquota che viene incamerata sotto forma di energia di prima specie è quest'area qui A 1', 2 centropico, 1, 2, C. È diverso, non è lo stesso. Abbiamo aggiunto questo triangolino, quello che avevamo chiamato contro recupero, io non volevo annoiare e appesantirvi con questi termini, però è quello perché si chiama contro recupero, perché sarebbe questa energia ancora di prima specie che incamera il fluido, che diciamo ci costa in termini lavoro speso, però comunque ci porta il fluido a un livello energetico diverso, insomma, quindi quello è il carico politonico. Corrisponde a quella che avevamo chiamato appunto il lavoro. Vi ricordate quando abbiamo dato la definizione di rendimento politropico? Abbiamo proprio confrontato il lavoro
della trasformazione politropica, cioè quest'area qua, con il lavoro della trasformazione reale che io qui non vi ho scritto, che sarebbe tutta l'area, se questo punto lo portassimo alla stessa pressione chiaramente, che adesso abbiamo visto una cosa un po' diversa, però penso che ve lo ricordate, insomma. Ok? E quello dicevo. Ok, l'ho scritto. Come concetto, insomma, appunto è chiaro che questo è il lavoro della trasformazione reversibile, questo è il lavoro della trasformazione politropica, ovvero nel caso della trasformazione reale l'aliquota del lavoro che viene incamerato come energia di prima specie. In quest'area qua praticamente. Okay. Ma non dovrebbe essere 2, 1 secondi, 1 secondo, 2, poi 1, sì. B. Sì, esatto, esatto. Visto con quest'altra rappresentazione, sì, sì, sicuramente. È anche quello. Sì. Se in caso di perdita. Esatto. Okay. Io l'avevo scritto ancora prima di fare quel disegno là, quindi non ci siamo. In caso di perdita, sì. Vediamo la con il muro di cielo. Esatto, insomma, capolo. Uno secondo. Due. Uno. B. Sì. Sì, adesso è un po'. Ok? Tutto chiaro? Il lavoro complessivamente trasferito è lo stesso, appunto, questo trasla, senza perdite, l'avevamo chiamato in questo modo qui, con le perdite diventerebbe D, uno secondo, 2, C, e sarebbe lo stesso. Okay? Avevamo scritto bene pure prima. Sì, era la stessa cosa. Perché prima non avevamo scritto l'H politropico, avevamo scritto il lavoro complessivo. H politropico più HP. Okay, quindi perfetto. Era lo stesso. Ma però l'importante è che ci siamo capiti con i concetti, magari con le lettere possiamo avere qualche disattenzione. Bene.